Sì. La domanda che volevo porre alla dottoressa Rogers è relativa appunto alla sempre maggiore convinzione che ci stiamo formando sulla possibilità di incidere dall'esterno, soltanto modificando le condizioni di stimolo ambientali, modificando soprattutto la qualità della relazione all'interno della diade, possibilità di incidere sulle connessioni cerebrali. Questo sembra una cosa assolutamente stratosferica, quasi sa tanto di magia, come senza farmaci, senza nessun intervento chirurgico, possiamo entrare nella testa del bambino e possiamo modificare le sue connessioni, possiamo influire sui meccanismi di pruning, possiamo influire non soltanto sul pruning, ma probabilmente anche nel modificare quello squilibrio tra connessioni a lungo raggio e connessioni intraregionali, squilibrio che probabilmente sembra essere appunto alla base delle condizioni di tipo autistico. Questa era la domanda che appunto volevo porre alla professoressa Rogers, che nella sua relazione aveva giustamente sottolineato questo aspetto. È possibile veramente fare questo? Modificare la biologia? You mentioned in your discussion that we can modify the input that we provide to children. Should I? I'm gonna. Well, it was probably translated. So, Nobody else. well, the question is about whether by modifying the input that we provide to children with autism, we can actually modify the biology of the brain of children with autism. And the question is, are we addressing by providing a different modified input the problem of abnormal connectivity in children with autism? And what do we know about how teaching changes the specific brain abnormalities of autism, which involve difficulties in connectivity between different areas? Le variazioni cerebrali di cui ho parlato facendo riferimento alla letteratura sulla dislessia riguardano direttamente la cognitività, quindi la mielinizzazione, per esempio l'aumento della mielinizzazione, ecco, porta al miglioramento della connettività cerebrale. Sì, effettivamente ci sono dati da pubblicazioni presenti in letteratura che è possibile incrementare la connettività, come per esempio il pruning, soprattutto nelle connessioni a lunga distanza rispetto a quelle di breve distanza, attività come per esempio comportamenti di attenzione condivisa, imitazione, implicano tutta una serie di centri cerebrali correlati. Per esempio, gli studi a questo riguardo hanno dimostrato che si attiva tutto il cervello nelle persone che svolgono queste attività. È necessario avere delle connessioni a lungo termine, un'integrazione di sincronia nei diversi centri cerebrali. Ovviamente non abbiamo ancora dimostrazione di questo nell'autismo, che lo svolgimento di attività che riguardano la connettività di lungo raggio, attività multiplici integrate e attività più complesse dovrebbero risultare in una maggiore complessità delle reti neurali e quindi lo sviluppo di quelle connessioni necessarie allo svolgimento di determinate competenze. Abbiamo anche una domanda per la dottoressa Lore Vismara. Questa domanda riguarda la possibilità di svolgere valutazioni cliniche come l'ADOS online. È una domanda molto appropriata, in modo tempestiva. Sicuramente è possibile, c'è il dottor. La dottoressa Lord, mi sembra che parla domenica a questo riguardo e potrà parlarvi proprio più specificatamente di ADOS. Per quello che riguarda me, posso dire che è necessario considerare
non necessariamente di cambiare la sostanza di questi strumenti, ma cercare di farli arrivare alle famiglie. Non possiamo continuare a andare avanti con delle procedure diagnostiche così lunghe perché costano tanto, durano troppo. Quindi dobbiamo cercare di capire come la telemedicina possa effettivamente migliorare la qualità del servizio erogato, senza ovviamente andare a menomare la specificità e la sensibilità dell'ADOS. Però io mi sono chiesta proprio se fosse possibile sviluppare un approccio di telemedicina idoneo in tal senso. Io spero di sì. Adesso vanno tutti a una velocità iperbolica. Sì. Altra domanda. Domanda per la dottoressa Barbaro. Che tipo di training dovevano eseguire gli infermieri coinvolti nel progetto prima di accedere al vostro programma? Tutte le persone che hanno partecipato allo studio dovevano completare un programma stabilito proprio in tal senso. Fondamentalmente si valutavano i segni specifici precoci dell'autismo, oltre a stabilire i segni principali da rilevare. Questi infermieri quindi avevano già delle competenze specifiche riguardo i segni specifici che abbiamo utilizzato, facevano già parte della checklist disponibile a livello di sanità pubblica, che poi è stato utilizzato anche da parte nostra, quindi dei punti fondamentali da rilevare. E abbiamo considerato tutti i comportamenti specifici per l'autismo e poi abbiamo detto agli infermieri: se uno di questi comportamenti veniva a mancare o c'era un'incoerenza, un deficit, si doveva rilevarli secondo determinati parametri. Dopo il completamento di questo studio abbiamo visitato ciascun centro interessato per raccogliere i risultati e abbiamo poi desunto quali erano stati i comportamenti monitorati, quali erano più specifici e potevano avere una ricaduta più pratica, se vogliamo. Grazie, Josephine. Abbiamo un'altra domanda o per la dottoressa Bismara o per la professoressa Rogers. Sarebbe possibile avere online un modello di training linguistico non in inglese? No, sicuramente si potrebbe fare. Stiamo traducendo il manuale in diverse lingue. Ci vuole solo che qualcuno si faccia carico del lavoro, prepari video, traduca il manuale per i genitori. Saremo molto contenti se qualcuno volesse farlo e saremo ben lieti di poter coadiuvare gli eventuali addetti a questo lavoro. Per quel che riguarda l'altra domanda, vi chiedo: qual è l'efficacia del modello di Denver a livello di miglioramento linguistico? La versione di telemedicina è traducibile, adattabile ai diversi contesti nazionali e alle diverse lingue? Non lo abbiamo testato in altre lingue, solo in inglese, non sappiamo. Altre domande, osservazioni, quant'altro? Critiche, se volete anche. Volevo sapere se pensate che il modello di Denver possa essere sufficiente per un programma di intervento precoce, perché molti genitori pensano che ci siano dei programmi più facilmente disponibili in Europa, che però manchino di determinate aspetti, come per esempio insegnare l'integrazione sociale, il gioco, eccetera. Secondo voi può servire a completare programmi esistenti in Europa il vostro approccio? Sicuramente no, non sto parlando
di programmi in particolare, cioè vorrei integrazione di altri programmi con il vostro sistema. Ci sono dei programmi che sono più disponibili qui in Europa senza far nomi, e quindi mi chiedo se potrebbero migliorare con l'aggiunta di questa vostra modalità, come per esempio una persona che conosce l'IBA in Europa potrebbe integrarlo con il vostro sistema. Ci sono persone che non conoscono neppure il modello di Dender. Secondo lei i due modelli si potrebbero completare a vicenda? Sì, so che negli Stati Uniti siamo abituati a combinare i programmi, i genitori li usano più d'uno, però non possiamo dire che sia più efficace l'abbinamento rispetto ad altro, e poi ci può essere il rischio di dedicare troppo tempo all'una cosa all'altra, cambiare le regole improvvisamente, quindi non sappiamo quale può essere l'efficacia di questo. Probabilmente in alcuni casi è possibile, però forse i più giovani fra di voi si dovrebbero occupare di svolgere uno studio di questo tipo per vedere se l'utilizzo di modelli di questo tipo può servire effettivamente a migliorare il risultato. Speravo che finisse subito. Per ma c'è o non c'è la poster session? Ma non lo so. Molto interessante quello che ha detto la dottoressa Josephine Barbaro sul fatto che fare giochi non è molto specifico, cioè fare finta di, in molti casi che non era molto specifico come non era specifica come attività. Volevo dire che dal punto di vista clinico noi utilizziamo uno strumento che si chiama M-Chat, in cui c'è un item proprio sul fare finta che, in cui si parla, per esempio si fa finta di parlare al telefono o quant'altro, e la nostra esperienza abbiamo visto che far finta di parlare al telefono non è molto specifico, per cui abbiamo deciso collettivamente di non utilizzarlo da esempio, perché è inutile e il grado di imitazione che si raggiunge è molto basso. Il bambino vede quello che avviene al telefono, lo duplica, ma non c'è creatività. Quindi volevo sapere quale fosse la vostra esperienza. Avete utilizzato un altro item? Che tipo di parametro di valutazione del far finta di avete utilizzato? Cioè l'item del pretend play, come gli infermieri hanno potuto utilizzare questo item in particolare? Questo che mi vuoi chiedere? Sì, effettivamente abbiamo istruito gli infermieri a non fare prima vedere la cosa al bambino. Gli abbiamo dato un paio di esempi che potevano utilizzare, per esempio versare una tazza di tè oppure dare da mangiare all'orsacchiotto, e abbiamo detto agli infermieri di non fare vedere prima al bambino, perché allora lo avrebbero copiato e questo non lo volevamo. Nell'ADOS abbiamo lavorato nello stesso modo, perché effettivamente gli infermieri, per esempio, utilizzavano degli item e poi dovevano completare un questionario di valutazione che poi noi avevamo già sperimentato, sempre sulla base della regola che non bisognava prima fare vedere al bambino. Bene, io ringrazio tutti i relatori e tutti coloro che hanno assistito fino a questo momento di questo simposio così ricco, così interessante e sicuramente con tanti messaggi che porteremo poi nella nostra pratica clinica quotidiana. Grazie a tutti e grazie ai relatori.